Federico Buffa racconta. Andrea Alto Pelle. Oggi ragazzi, proprio oggi è un giorno importante, perché questo giorno di 20 anni fa, precisamente il 18/7/1994, si univa al calcio mondiale professionistico uno dei più grandi giocatori che la storia possa raccontare, Alto Pelle Andrea. Un certo Alfredo Di Stefano, prima di scomparire, diceva di lui: se solo avesse avuto un quarto della sua bravura e intelligenza, sarebbe diventato il più grande giocatore di tutti i tempi. Si sarebbe parlato di Maradona solo come un dilettante di fronte a me. Incredibile. Ma torniamo un po' indietro. Andrea Alto Pelle nasce il 12 agosto 1978 a San Giovanni a Teduccio, un quartiere periferico di Napoli, in Campania, in Italia, proprio qui, nel nostro paese. Già da piccolo, Alto Pelle dimostra di essere un bambino prodigio con una marcia in più. Eh sì, perché all'età di 7 anni il Napoli lo inserisce nel suo settore giovanile, a costo zero. A 15 anni incominciano ad arrivare le prime vittorie e soddisfazioni. Infatti con la primavera del Napoli riuscì a vincere il torneo di Viareggio, segnando anche un gol strepitoso nella finale. Un anno dopo, bensì solo un anno dopo, firma il suo primo contratto da professionista. Con il Napoli incomincia subito ad impressionare. E a soli 16 anni, pensate un po', è già titolare. A sbagliare? Alto Pelle non sa nemmeno cosa significhi sbagliare. Dopo 5 meravigliosi anni vince. Al Napoli il Barcellona si accorge di lui. In 5 anni al Napoli, Alto Pelle è riuscito a vincere 3 volte miglior giocatore, 4 miglior giovane, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, una Europa League, 2 volte capocannoniere della serie, eccetera. Al Barcellona firma il contratto. È subito titolare e pupillo della tifoseria blaugrana. Dopo 5 anni col Barcellona, manco sto a dirvelo, ha vinto tutto di più a livello di club personale. 5 campionati spagnoli di fila, 3 coppe del Re, 2 supercoppe di Spagna, una Europa League, 3 Champions League, 2 coppe del mondo per club, di tutto. Inserito nella leggenda del calcio mondiale, 4 volte capocannoniere della Liga, 2 volte capocannoniere della Coppa dei Re, Supercoppa, tutto, di più. Miglior giocatore dell'anno, miglior giocatore Champions League, 2 volte capocannoniere della Champions League, miglior giocatore mondiale per club e capocannoniere. Di più non si può dire. Ma l'unica cosa, l'unica che questo giocatore non ha fatto sua proprietà, è il premio che tutti i giocatori di calcio desiderano. Sto parlando logicamente del pallone d'oro, il pallone d'oro. Sicuramente c'è qualcosa sotto. Un giocatore come lui metterebbe quel premio più di chiunque altro, lo meriterebbe. Blatter e Alto Pelle erano arrivati alle mani, precisamente nel 2000, per questo lui non lo ha vinto. Ma non ci sa bene il perché, ma tutto è successo realmente. Stop, attenzione, siamo nel 2006. Nel 2006 l'Italia è a mondiali. Logicamente Alto Pelle convocato da Lippi, un suo grande estimatore. Inizia il mondiale, sono botti a tutti, non ce n'è per nessuno. Doppietta al Ghana, un gol agli USA, una doppietta alla Repubblica Ceca. Alla fine l'Italia, dopo aver eliminato Australia, Ucraina e Germania, arriva in finale. Ma purtroppo Alto Pelle ha un problema. Qualcosa lì sotto la cintura gli fa male, gli si gonfia. La sua finale incomincia in panchina. Bensì un giocatore come Alto Pelle Andrea incomincia in panchina una finale dei mondiali. E il destino è crudele. Bensì con una sacca scrotale delle proporzioni del campo di Olly e Benji, l'Italia, dopo 85 minuti, è sotto di un gol contro la Francia di Zinedine. Ma Lippi, uno che sa tutto del calcio, rischia tutto per tutto, Alto Pelle è in campo. Siamo nel finale, ultima azione, Alto Pelle recupera la palla,
Al centrocampo, manco sto a dirvelo, salta uno, salta due, salta tre, salta quattro, arriva davanti al portiere, si beve un caffè, fa una telefonata all'amica, un film di DiCaprio e la mette la palla in rete. Altobelli ha segnato, l'Italia in pareggio, si va a supplementare. Bensì, si va ai tempi supplementari, Altobelli ci mette il cuore e anche le palle infortunate. I tempi supplementari finiscono, il velo dei rigori inizia ad aleggiare sul campo. L'Ipi decide chi fa i calci. Ovviamente, Altobelli è sulla lista. Altobelli c'è. Segnano tutti, ma proprio tutti, ma tocca a Trezeguet, che per lo sbaglia. Arriva il suo momento, il momento più importante della sua vita. Proprio lui, Altobelli, si presenta sul dischetto contro il portiere Fabien Barthez. È incredibile. I due si guardano, si riguardano. L'arbitro fischia. Altobelli va, prende una bella rincorsa, arriva sulla palla e con il collopiede la palla è dentro. L'Italia campione del mondo. Altobelli ha letto come capocannoniere del mondiale e miglior giocatore della competizione. Ma sfortunatamente arriva il momento no di Andrea. Addirittura Altobelli non partecipa alla festa. E il dolore ai testicoli è troppo lancinante. Altobelli lascia in campo, incolume. Infatti lui nella foto in cui Cannavaro alza la coppa, lui non è presente. Ebbene sì. Ma finalmente nel 2007 Altobelli vince il meritato pallone d'oro. Il sogno è finalmente realtà. Altobelli, come tutte le storie più belle, si ritira all'età di 36 anni, si ritirerà dal calcio mondiale. Ma Altobelli non vive solo di calcio. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò nella prossima puntata. Arrivederci e un abbraccio. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head.